Buongiorno a Ciao a tutti, tutti. E siamo di nuovo in viaggio. siamo in Abruzzo, vicino al Passo Lanciano. E stanotte abbiamo dormito con un bel freschetto perché siamo a circa 1700 metri, però è veramente bello. Qua c'è la neve. Ok, pronti via, stiamo già facendo una cazzata. Ci siamo infilati in una strada che in realtà sarebbe da fare a piedi, però adesso proviamo con la macchina, ma non è il massimo. Come non detto, ci siamo già piantati. Allora, stiamo cercando di andare a vedere la miniera Vacchereccia, che è una, forse l'unica che abbiamo notato che non è turistizzata. Ok, la Chiara ha abbandonato la nave, mi ha lasciato solo perché il sentiero qui è abbastanza impegnativo, quindi sto andando giù solo io. Eccomi arrivato. È un po' inquietante qua da soli, però proviamo a entrare. C'è il telefono, ma non si vede assolutamente niente, quindi ci sta meglio fuori. Torno dalla Chiara e poi ho visto adesso che in realtà si chiama Vaccheggia, non Vacchereccia, come l'avevo chiamata. Stiamo andando all'eremo di San Bartolomeo in Legio adesso. Stiamo andando a vedere un altro eremo, quello del Santo Spirito della Maiella, e la cosa assurda è che è il 31 ottobre Ed è caldissimo. siamo in mezza manica, anzi, magari avere i pantaloni corti. Che dovrebbe essere uno dei punti più alti raggiungibili in auto di tutta la Maiella. Ora andiamo a vedere la grotta Sant'Angelo, dove in teoria c'è un altro eremo. Grazie.
ultima tappa, andiamo a tutto gas alle gole di San Martino, che si è fatto un po' tardi. Dopo non molto che ci si addentra nelle gole di San Martino, ci si trova davanti ai resti di questa antica abbazia. Alle gole di San Martino abbiamo fatto incredibilmente presto e quindi, essendo che c'è ancora luce, andiamo a vedere anche la rocca di Scalegna. Rocca Scalegna vista e adesso andiamo a cercare da dormire al lago di Bomba. Buongiorno. Buongiorno, ecco qua dove abbiamo dormito. E adesso ci avviciniamo di nuovo alla Maiella. Siamo sul passo San Leonardo, lato opposto di dove eravamo ieri, sempre sotto la Maiella, e arrivare fino qua non abbiamo visto nulla di eclatante, ma è un sacco bella la strada in generale. Ora siamo andati in cima alla strada della riserva Lama Bianca, che è una strada messa malissimo e si fa fatica a salire. Però da qua è un sacco bello e si vede tutto fino addirittura al Gran Sasso. Adesso stiamo andando a San Giovanni all'Orfento, ma la strada, ovviamente... No, è un disastro. Non so neanche di qui. La strada in realtà va avanti ancora 4 km e non so se rende, ma sicuro va nella top 10 delle strade più estreme che abbiamo fatto. E non sappiamo se proseguire o no perché abbiamo grattato circa 8.000 volte, quindi stiamo valutando. A malincuore stiamo tornando giù perché era molto difficile andare fino all'eremo. Adesso quindi torniamo giù con molta calma, che è molto molto difficile. E dopo decidiamo se fare un'altra strada, se ci si arriva in un altro modo. Adesso facciamo una pausa riflessiva nella capanna del pastore, perché abbiamo fatto una cazzata incredibile a venire fino qua con col furgone, perché adesso scendere con gli ammortizzatori davanti bassi è un incubo, grattiamo ovunque.
Bene, quelli erano i danni per ora e adesso ripartiamo, che siamo a metà strada. Allora, il nostro Protegi Coppa dell'Olio ha fatto i miracoli. Noi volevamo andare per quella strada perché il trekking sarebbe di 6 ore, eppure Maps si faceva vedere sta stradina che ci andava un sacco vicino, ma non è fattibile. Quindi ci arrendiamo, non andiamo a vedere l'eremo, magari prossima volta un po' più carichi ci andiamo a piedi, non lo so. Chissà. E niente, adesso facciamo una scappata al Parco Lavino e poi andiamo verso casa. Ok, il giro finisce qua, alle sorgenti solfuree del Parco Lavino, e adesso torniamo verso casa. Ciao!